Ciao ragazzi, benvenuti su Wolf in Studio per questa puntata dove approfondiremo un team assieme a Lanz. Ciao Lanz. Perfetto, Ciao Spe, ciao a tutti. perfetto. Allora andiamo a vedere. Innanzitutto creiamo un po' di questi contenuti adesso per approfondire quello che è il team dal punto di vista della Lega e per aiutarvi un po' anche a decidere. Poi ovviamente ogni coach gioca in maniera differente e ci sono alcuni team ostici che hanno anche più difficoltà ad essere inquadrati facilmente, vero Lanz? Tipo quello che andiamo a vedere oggi. È vero, soprattutto i team mixed dal punto di vista di razze, dal punto di vista di classi, eccetera, eccetera, tra virgolette, e come i Chaos Renegades. Esatto. Oggi andiamo a vedere i Chaos Renegades. Allora, creiamo un team, gli diamo un nome tipo Chorfs Desirables. Piace. Bello, molto Che non bello. ci sono, ma sono desirables, ecco. Desirables. Quindi che i Chorfs sono lì sugli spalti, se li guardano. Allora, qua possiamo ovviamente fare balanced e vi fa lui la squadra. Soprattutto per questi tipi di team, assolutamente vi consigliamo di fare manuale. Ok? Quindi andiamo a vedere in questo caso chi potremo prendere. Va bene, innanzitutto qua abbiamo una bella pletora. Partiamo dai giocatori di cui nessun team si deve privare, cioè nessun team di Chaos Renegades si deve assolutamente privare. Quali sono i migliori giocatori di questo team, Lanz? Allora, il giocatore in assoluto del quale nessun team di Renegades si deve privare è sicuramente il Dark Elf. Lo prendiamo subito. 100% best player of the team. È uno solo, è preziosissimo, è molto costoso perché è 75k per un lineman. Però è agilità 4, passaggio al 3. Cioè agilità 2 o più, Agilità 2 più, sì, scusate, tanto qua usiamo i dietro. nuovi termini. Esatto. Agilità 2 o più, passaggio a 3 o più, è comunque una V decente al 9 o più, muove di 6 che è la media alta della squadra, è irrinunciabile e sarà 99 su 100 il vostro ball carrier. Cosa fondamentale, anche lui prende mutation come primary. Esatto, Quindi come Dark Elf che tutti. muta non si Cioè, cambia, secondo me. vero, 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 vero. Secondo pezzo che direi possiamo consigliare a tutti. Allora, secondo pezzo potremmo parlare direttamente dei big guy. Allora, chiaramente si prende sempre l'orco, Ah, tanto ok, se quindi il vogliamo. Renegade Orc lo Sì, prendiamo. perché alla. 50.000, ottimo. Armatura Sì, eh. 10, quindi survivability adeguata. Mutation come primary, quindi l'orco mutante anche lì ci sta. E comunque un ottimo, vabbè, forza 3. AG3 o più che non è male, non è da sottovalutare. È sempre un lineman orco alla fine. E movimento 5, ma soprattutto armatura alta e accesso alle mutazioni. Esatto, lo mettiamo sempre come parte del trittico di line of scrimmage, in quanto con la sua armatura 10 è più facile che non venga buttato fuori, messo stunnato, eccetera, eccetera. E in più, una volta skillato, può diventare un caposaldo della difesa, nel senso, chiaramente un orco è più duro da tirare fuori di un lineman umano, quindi ne abbiamo uno, lo prendiamo sempre. Addirittura mi sta venendo in mente ovviamente un possibile sviluppo, però come mutazione anche la mutazione che ora ti vengo a dire. E Ironheart Skin non sarebbe male per lui, ha già armatura 10, essere immune al Claw. In questo momento non tante persone hanno Claws, ma in una situazione di Lega al di fuori di Blood Bowl 3, quindi dal vivo potreste trovare i Norse, potreste trovare diversi sviluppi con Claws. E avere comunque un lineman che sai sempre, puoi sempre contare sulla sua armatura 10, Sì, non è è male. molto specifico, nel senso che comunque ci sono tante razze che possono avere accesso a Claws, ma allo stesso tempo avere un solo pezzo che è immune al Claws può non essere così fondamentale. È una possibilità. Magari però ne parliamo dopo delle scelte di skill. Assolutamente sì, quindi l'orco e l'elfo, ok. Big guy. Orco, elfo e big guy a stecca. Allora, la base della scelta, diciamo, la scelta safe, tra virgolette, risiede nel Minotauro, Ogre e Troll. Ok. Però, Minotogre.
Però diciamo che Rattogre non è così da chiaramente da scegliere al posto del Minotauro, nel caso in cui lo si scelga, non è una scelta pazza, diciamo, è meno efficace dal punto di vista dei Blitz, perché sappiamo che il Minotauro per blizzare a tre dadi ha bisogno di un solo supporto, grazie a Horns. Però Rattogre può portare un pochino più di abilità di controllare il campo col suo Presence Hailtail e quindi può essere una scelta. Mediamente io consiglio il Minotauro, ma non è 100%, ecco, ci può anche stare il Rattogre come terzo big guy. Ok, quindi per il momento mettiamo il Minotauro in questa build, sono comunque entrambi da 150k, il Renegade Troll direi ottimo a 115, tutti i big guy anche qui hanno mutation in generale come secondary, però invece che come primary. Sì, però è comunque ottimo. Grazie al cielo, se no la mutation come primary sai che big guy enormi Tutti che close sono. È a dopo. bomba. Esatto. Ok, quindi andiamo. Allora, abbiamo preso un bel po' il bulk del nostro team, quindi andiamo a condire con le parti finali. Innanzitutto, ad esempio, andiamo a prendere un po' di linemen e se non andiamo a prendere lo scave, non andiamo a prendere il thrower, tu come metteresti il team iniziale per cominciare? Ecco, insomma. Allora, io consiglierei sempre una build molto, molto noiosa che consiste in 6 linemen umani. Ok, quindi adesso. Perché il loro Ok. costo rapporto tra costo e efficienza, diciamo, è uno dei migliori, in Sì. quanto hanno armatura 8, non muoiono come linemen scave, muovono di 6, quindi è comunque un movimento decente. Fanno tutte le cose più o meno al 3 o al 4 e ci tengono la linea decentemente. Se non ci stanno sdadando, diciamo, non ne andranno troppi fuori per drive. Quindi riusciremo a mantenere i nostri 10-11 giocatori abbastanza tranquillamente. In più, sono molto neutri, nel senso a livello di skill, perché non hanno nessuna skill, costano poco e hanno punteggi di abilità medi. Quindi possiamo decidere noi con le skill varie che prenderemo nel tempo di specializzarli. Soprattutto perché anche loro hanno mutation come primary, quindi Esatto. sono dei linemen d'elite se vogliamo, non tanto quanto i nani, però per 50.000, insomma, parliamone. Esatto. Linemen d'elite perché hanno più accessi dei linemen umani normali, costando la stessa cifra. Esatto. E quindi, per il momento, ecco, mettiamo caso che siamo arrivati a 11 giocatori con questa build. A questo punto ci avanzerebbe in cassa 170.000. I reroll costano 70.000, non sono poco, però quanto servono i reroll a questa squadra? Purtroppo a questa squadra i reroll servono molto, anche se non servono ovviamente sui big guy, perché con l'owner è difficile che si scelga di prendersi la briga di tirare un reroll owner con un big guy, a meno di particolari situazioni disperate. Però servono molto, perché comunque il bulk del team è agilità 3, e quindi va a fare tutto al 3 o più. E i dodge, i passaggi, i pick-up, se non parliamo del Dark Elf che deve assolutamente essere usato il più possibile in tutti questi frangenti di dodge e pick-up, rimane un team che fa le cose al 66%. Ecco, il pick-up, Quindi vi ricordo, in caso qualcuno veramente non sapesse, perché magari è nuovo nuovo e non sa l'inglese, è raccogliere la palla da terra, ecco, per capirci. esatto. E quindi consiglio vivamente di arrivare almeno a 3 reroll il prima possibile. C'è chi caldeggiava, e non un signor nessuno, Andy Davo, caldeggiava che per un team di Renegade ne servano 4 a conti fatti, però allo stesso tempo il quarto reroll lui lo tirava fuori da Dal big guy, dal un leader. Minotauro. No, da un leader, una skill di leader, quindi Ah, usava. ok. Prendeva 3 reroll più un eventuale skill di leader da assegnare a Beh, il thrower la eventualmente prenderebbe il thrower. subito, però. Eventualmente il thrower, sì.
Però il thrower parliamo già di un roster avanzato. Sì, non andiamo a vedere dopo, esatto, il thrower. Esatto. Quindi io in questo caso ne prenderei due di reroll, quel massimo che ci consente la nostra treasury. Esatto. E quindi ci avanzano 30.000. A questo punto, per avere più soldi, sicuramente io consiglierei almeno uno di dedicated fans. E sì, poi si può fare uno e uno. Esatto, perché comunque assistant coach e cheerleader ci servono. Tra l'altro gli assistant coach dopo costano anche di più. Quindi, se non mi ricordo male, poi dopo bisogna... Se non addirittura 1-2-0. Cioè sì, le cheerleader sono utili per le preghiere, però a questo punto è molto più utile un reroll e soprattutto noi sappiamo che l'assistant coach vengono tirati con un 7 sulla tabella del kickoff che tecnicamente ha molta più probabilità di uscire fuori di altri risultati. Quindi se ci facciamo trovare pronti a quel 7 con due assistant coach potremmo avere quel reroll in più che poi ci serve. Comunque un reroll in questo gioco, in Blood Bowl 3, serve sempre perché ne si possono usare più di uno a turno. Quindi comunque... non sullo stesso tiro, quella è la regola d'oro di Blood Bowl, ma se ne possono usare magari uno sul dodge, poi uno per rirollare il block, insomma, ci sono un sacco di situazioni che ti portano ad avere un vantaggio sui reroll. Dedicated Fence è importante perché prima possibile noi dobbiamo arrivare ad acquistare anche magari appunto il thrower o altre cose, però questa è una build... Lapo, per esempio, sì. Per mantenere in vita il Dark Elf, anche che, anche. Che costa 75k. E il Minotauro, E anche il Minotauro, armatura 8, quindi non è 9 più, quindi non è proprio difesissimo. E anche il Renegade, no, il Renegade Grod è a 10, hanno tutti 10, a parte il Rattogre e il Minotauro, giustamente, che sono i due più frenzy di tutti. Quindi, con questa build abbiamo il Renegade Troll, il Renegade Ogre, il Renegade Minotauro, l'Orco, il Dark Elf e 6 Linemen, 2 reroll, un Dedicated Fence e 2 Assistant Coach per un totale di 1 milione. Tondi. E questa non è assolutamente male, Lanza, eh? No, è un'ottima build di partenza. Andiamo a vedere le ultime due figure e poi facciamo un'altra build. Cioè andiamo ad analizzare lo Human Thrower. Lo Human Thrower costa 75.000 a PES, che fin qui tutto bene. Al posto però di Shurenz ha Safe Pair of Hands. Non è una brutta skill Safe Pair of Hands, ma non è immediata, soprattutto con un team che annovera tra le sue fila un Dark Elf, per esempio. Raccontaci un po' quali sono le tue idee sul thrower umano. Allora, il thrower umano dei Renegade è sicuramente interessante come giocatore avanzato. Io non lo vedo benissimo in un roster iniziale perché non aggiungendo sicurezza al gioco della squadra in quanto non ha Shurenz, per dire, diventa un'ulteriore incognita. Cioè io mi privo del Dark Elf fondamentalmente perché costano esattamente uguale per avere un ball carrier che sì, può passare meglio forse, perché comunque parliamo di un PES 3 o più con PES invece di un PES secco altro o più, però allo stesso tempo ha più difficoltà a raccogliere la palla, più difficoltà a smarcare da un'eventuale zona di controllo, mette molti più dubbi, più difficoltà, posso aggiungere due punti io, più difficoltà a passare la palla rispetto a un thrower umano normale perché ha passing 3 o più invece che 2 o più, e soprattutto animosità all teammates, quindi quando passa la palla con PES bisogna anche tirare un bel dado e fare 2 più. È una roba che non è che blocca tantissimo, ma se poi ti capita pure quello, ecco, ti mette delle domande comunque in più. Sì, infatti non lo trovo migliore del Dark Elf. Come... per 75k, fosse costato, esatto, 65, cioè 10.000 in meno già, se ne poteva anche... già ci si poteva pensare, ecco, però... Quindi lo vedo più un player avanzato per poi accedere a leader o comunque altri tipi di skill di passaggio. Ecco, invece Renegade Skaven semplicemente è come l'umano, se vogliamo, solo che fa uno scambio in peggio. Il lineman umano ha 6 di movimento e 9 più di armatura, quindi ha 6 di movimento, 3 di forza, 3 di agilità, 4 di passing, 9 di armatura. Lo Skaven ha 7 di movimento, che è tanto,
4 come l'umano, ma 8 più d'armatura. Quindi se lo prendi è rotto. Esatto. Dopodiché uno potrebbe fare anche le sue, però non è che c'ha agilità 2 o più che dici dove lo metto. Costa comunque 50.000 come un human lineman. Quindi quel movimento, quel punto di movimento in più non è come, se mi permetti, Lanz, la differenza tra uno scheletro e uno zombie. Lo zombie muove di 4, lo scheletro muove di 5. Tra 4 e 5 la differenza è abbastanza importante, anche solo che prendono a fare un fallo piuttosto che altre situazioni, come positioning. Qua ci troviamo di fronte a un team comunque piuttosto ben messo a movimento, perché ha una media di movimento 6, quindi come gli umani. Poi c'ha delle punte appunto di 7, lo stesso alcuni big guy, tipo ad esempio comunque anche il Minotauro ha 5, cioè sono comunque big guy che non stanno fermi lì, ecco. E se stanno fermi lì è perché stanno picchiando le persone, quindi direi che comunque lo Skaven, solo se siete affezionati, come sì, mascotte. Io allora lo posso considerare come ball carrier di riserva, nel senso, se vi tenete uno Skaven al posto di un lineman umano, nel caso in cui doveste avere una partita in cui il vostro Dark Elf è miss next game, potete scegliere di usare lui come ball carrier invece di un lineman umano. Però ottimo, allo stesso tempo è più fragile, e quindi non vale proprio la pena, secondo me. Allo stesso prezzo non vale proprio la pena. Però c'è un'interpretazione carina al posto come ball carrier di riserva. Quello non è una brutta cosa, effettivamente. Quindi quando vi avanzeranno dei soldi, che siete già a posto col team, magari vi avanza, invece di comprare un lineman, comprate uno Skaven, ecco, insomma. E comunque, andiamo adesso a fare un'altra build, azzero di nuovo praticamente tutto, facciamo così, a parte il Dark Elf e l'orco. Ok, quindi qua togliamo tutto. Ok, quindi allora abbiamo preso il Dark Elf e l'orco, che come base ci stiamo. Cosa prendiamo? Ma allora possiamo fare una build volendo con Rattogre. Ok. Quindi teniamo sempre i due pilastri, che sono l'ogre e il troll, e ci mettiamo Rattogre. Ok. Costa come il Minotauro. Quindi sì, costa uguale. La differenza è Prensile Tail versus Horns, quindi ci sta. E anche Animal Savagery. È uguale. Ok, a posto. Danno lo stesso Negatrate. Uncharted Fury però. Ah, è vero, hai ragione. Scusami, no, Uncharted Fury è il vecchio Wild Animal. Esatto, che non è malissimo Uncharted Fury, che è anche il motivo per cui si sceglie probabilmente il Minotauro sul Rattogre. Sì, la differenza è che il Rattogre, avendo Wild Animal, è più, in un certo senso, reliable dal punto di vista di agisce sempre se ha qualcuno di fianco da picchiare dei suoi. Però può anche essere un problema, perché magari quel personaggio che viene assalito dal Rattogre prima di permettergli di agire ci lascia magari le penne. viene suonato fortissimo, e anche perché l'avversario può usare Mighty Blow su questo blocco. Esatto. Invece se ovviamente non c'è nessuno di adiacente al Rattogre e succede quello che succede, diventa come se fosse un bonehead, quindi perde le zone di tackle e rimane lì fermo. Esatto. Quindi questa è un po' la stavo leggendo adesso, cioè, là sotto. Se per caso fallisce, che non può picchiare nessuno, se invece può picchiare qualcuno, fa esattamente come fanno i vampiri, no? Che poi alla fine non è una savagery. Cioè prende, picchia, tira una ammazzata in testa, strappa un braccio all'lineman lì di fianco e lo usa per picchiare chi volete voi, ecco, insomma. Esatto. Questa è un po' l'idea del Rattogre. Comunque è veloce, è movimento 6, ha Prensil Tail, quindi molto controllo. Non è detto che dovete per forza attivarlo se non è necessario, quindi può essere comunque un ottimo spunto. Ed anche per questo motivo che forse avere un lineman è molto meglio di fianco al Rattogre, è molto meglio di uno Skaven da background, per esempio. Sì. Poi, piccola parentesi, Lanz, che ci siamo dimenticati, perché è piccolo pure lui, il Goblin Renegade. Ah, non è una parentesi. Esatto, ce lo siamo dimenticati, perché l'unica cosa bella che c'ha è che ha le mutation come primary.
Quindi è bello vedere i goblin con due teste, però i goblin con due teste stanno meglio negli Underworlds. Ecco, Sì, diciamo che nel anche perché Chaos ne hai Pact, 14, non uno. eh sì, sono 40k, non sono pochi per un personaggio forza 2 armatura 8 più. Quindi movimento 6 come gli umani, ha agilità come gli umani, passing come gli umani, ha 2 punti in meno, di cui uno molto pesante su forza e uno pesante su armatura, per costare solo 10.000 in meno. Quindi Esatto. meglio un lineman umano, ecco, ok? Ma sì, assolutamente. Neanche come mascotte. È vero che potresti usarlo con tutti gli ogre e il troll per fare meta in un turno, però questo team già deve tirare un botto di dadi. Non è proprio fantastico, però oh, se uno vuole lo può lanciare e poi muore lo stesso per 40.000. Vediamo, vedete voi, ecco, però noi non lo consigliamo, mettiamola così. Quindi, adesso abbiamo tre, e abbiamo l'ogre, il rattogre e il troll. Sembra l'inizio di una barzelletta. Un Dark Elf e l'orco. E mettiamo i sei E a linemen soliti o... questo punto potremmo optare per un qualcosa di diverso. Potremmo includere lo Skaven. Anche se io non lo farei, però visto che è una build atipica, ci abbiamo messo il Rattogre, potremmo mettere Il lo cugino. Skaven e 5 Renegade Linemen, così da andare a fillare i vari spot di Skaven che abbiamo. E Ok. questo non ci cambia molto a livello tattico. Abbiamo un ball carrier di riserva, tra virgolette, se il Dark Elf dovesse andare MNG per una partita, non è assolutamente paragonabile a livello di dodge o pick up, però ha quello sprint in più di movimento 7 che può aiutarci nel posizionamento e quindi chissà. Stavo pensando se con il Rattogre non fosse carina anche una build a 12 giocatori, giusto per il discorso di Enchanted Fury. Scusami, di Animal Savagery. A 12 giocatori, però devi assolutamente rinunciare a un reroll e giocare con un reroll con questa squadra. La vedo molto male. Ma sì, dai, ce la possiamo fare. Quindi, come sempre, due reroll e poi gli altri. Dedicated Defense e magari due assistant coach anche qui Sì, per sì, avere sì, sì, sì. reroll in più che vi può aiutare in caso di Assolutamente. 7 sul kickoff. Facciamo un'ultima build con il thrower per caso? Sì, una build che non farei, però Allora non la facciamola. facciamo. Le No, build col facciamola. thrower le lasciamo a No, voi. più che altro è molto difficile farlo funzionare. Cioè, è più difficile del Dark Elf. Il Dark Sì. Elf da solo fa le cose al 2, dodge al 2, pick up al 2. Perché complicarci la vita quando possiamo prenderlo più avanti, quando ci serve veramente, Esatto, quindi direi di lasciare veramente stare. Non facciamo ecco. Sì. build altrove che fanno schifo. E allora direi di lasciare quindi le build così. Quindi queste qua sono le due build consigliate per iniziare. Questa che vi lascio è quella un po', se vogliamo, più easy da giocare. Però ovviamente commentate qua sotto sul video di YouTube. Fateci sapere qual è la vostra build preferita. Dei Castor Renegades, in questo modo magari ci viene in mente qualche idea insieme, no, Lanze? Certo, fateci sapere. Bene, per questa puntata allora finisce qua l'approfondimento su Castor Renegades. Noi vi salutiamo. Stay wild and real life first. Ciao, Lanze! Ciao Spe, ciao a Ciao a tutti. tutti, ciao ciao! Thank you.